Allora, intanto mentre aspetto che vi colleghiate, vi saluto e mi scuso perché è qualche settimana che non riesco a fare la diretta, ma sono state settimane impegnative e poi sono riuscita anche a prendermi qualche giorno di stop. Però oggi, prima di rispondere alle tante domande che mi avete fatto, peraltro sono appena intervenuta in aula sul PNRR, dovete sapere che c'è con me una mia super collega, la collega tutelà, Elisa, a cui adesso passerò la parola, perché vi dobbiamo raccontare, anzi vi racconterà lei che lo sta vivendo direttamente, di una delle tante schifezze e porcate che sta facendo questa maggioranza. Solo che questa volta non è solo un provvedimento, non è PNRR, benzina, qua si tratta proprio dei valori fondanti della nostra democrazia. E purtroppo non ne sta parlando assolutamente nessuno, e questo è inaccettabile, quindi oggi i primi minuti li dedichiamo a raccontarvi proprio questa vicenda. Quindi, intanto vi saluto tutti coloro che vi state collegando e vi passo Elisa che vi racconta bene questa porcata, perché davvero di questo si tratta. Grazie Elisa. Ciao a tutti, grazie Chiara per aver voluto dare visibilità a un tema molto importante perché il centrodestra con l'arroganza, con la forza della maggioranza e la forza dell'arroganza vuole tenere segreto un qualcosa di veramente scandaloso, una porcata, perché la dobbiamo definire così, perché è quello che va ad intaccare la democrazia, i valori della nostra Costituzione e soprattutto il diritto al voto, soprattutto quello che abbiamo fatto tutti noi cittadini italiani alle scorse elezioni politiche. Mi spiego meglio. Il centrodestra compatto presenta un emendamento dove dice: attenzione cittadini, noi siamo andati a votare con dei criteri, conseguendo delle modalità. Con questo emendamento che stiamo depositando, cioè stanno depositando loro il centrodestra, vogliono cambiare i criteri con efficacia retroattiva. Che cosa vuol dire? Il giorno delle elezioni, le ultime elezioni politiche, noi cittadini italiani siamo andati a votare sapendo che mettendo 2x sulla scheda elettorale, quindi non una, che era la cosa giusta da fare, ma 2x in una scheda elettorale dove era presente una coalizione, questo sarebbe stato un voto nullo. Perché ci siamo informati? Queste erano le comunicazioni, queste erano le direttive del Ministero. E invece il centrodestra dice ad oggi, sapete che cosa facciamo? Le 2x che erano voto nullo, i voti che sono stati annullati, li facciamo diventare validi. E sapete perché? Perché vogliono far entrare dei loro deputati che sono rimasti fuori, dei loro candidati che sono rimasti fuori, quindi mandando a quel paese la democrazia, il voto degli italiani e la vostra e nostra volontà, perché se una persona ha votato per un determinato partito o comunque ha messo 2x consapevole del fatto che quel voto fosse nullo, perché non si sentiva rappresentato per tantissime motivazioni, adesso il centrodestra vi sta dicendo: voi andate a votare in un modo, non vi preoccupate poi per il seguito, perché tanto noi cambiamo la vostra volontà, cambiamo l'esito delle votazioni. Siccome non accettano il fatto che la gente li abbia voluti mandare a casa, che noi abbiamo avuto dei voti, vogliono toglierci i voti con la forza dell'arroganza e della maggioranza. E questo fatto è un fatto gravissimo, perché crea dei precedenti mostruosi. È un fatto che noi dobbiamo denunciare. Quindi, con il vostro aiuto, noi dobbiamo arrivare più possibile all'informazione alla gente, perché il centrodestra agisce così nel silenzio delle stanze, nel segreto delle stanze. E allora io veramente ringrazio la collega Chiara perché ha voluto dar luce, come stiamo facendo in Parlamento, come si sta facendo attraverso alcuni parlamentari in TV, come stanno facendo alcuni giornali, ma non tutti, perché non tutti i giornali hanno la libertà e la forza di mettere una parola su questa porcata e su questo schifo che si sta facendo. Quindi condividete, aiutateci a fare informazione, aiutate a dire a tutti, dal vicino di casa, dall'amico con cui prendete il caffè, dovete dire: sai che cosa stanno facendo in giunta per le elezioni? Il centrodestra vuole cambiare l'esito delle votazioni, vuole cambiare l'asse parlamentare perché vuole avere parlamentari in più. Quindi non rispettando il voto, perché se si vuole fare una legge elettorale, se si vogliono cambiare i criteri, si fa una legge elettorale rispettando la democrazia che vale per il futuro, non che vale per il passato. Le regole si fanno prima e non dopo. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, in realtà, come avete capito, Elisa vi ha spiegato bene, è arrabbiata ed è giusto che lo sia, e tutti noi dobbiamo raccontare questa storia che nessuno sta raccontando. Perché vedete, qua il punto è che evidentemente sono talmente attaccati alle poltrone da non riuscire da essere pronti a cambiare le regole dopo il voto. Cioè, io non so se ci rendiamo conto. Cioè, noi abbiamo visti arroganti in tutto, quindi l'arroganza non ci deve stupire. Poi risponderò a alcune delle vostre domande
in diretta. Bruno ci chiede di far vedere l'emendamento presentato, sicuramente lo possiamo, non so se è pubblico, Elisa, è pubblico l'emendamento? Allora sì, noi possiamo comunque prendere l'emendamento, renderlo, farlo vedere appunto per farvi rendere conto di quello che stanno facendo, questo lo possiamo fare, informarli. Perfetto. Concretamente. Allora vi daremo anche maggiori informazioni su questo, Bruno, e quindi mi raccomando, dateci supporto anche su questo e io ovviamente continuerò a informarvi. Come diceva Elisa, stiamo facendo la battaglia qua in Parlamento, stiamo facendo la battaglia lì nella giunta. Il problema è che questi hanno i numeri e li usano come vogliono ed è una cosa abbastanza inaccettabile, decisamente inaccettabile. E non so se Elisa ha ancora qualcosa da aggiungere, stai qua con noi, tanto parliamo anche del resto. Allora Elisa è qua con noi, se avete domande per lei e tanto ci dà una mano a rispondere alle vostre sollecitazioni. Allora ho letto che qualcuno chiedeva di opzione donna, aggiornamenti. Vi avevo detto nell'ultima diretta che avremmo presentato la mozione, bene, la mozione è stata protocollata, quindi è agli atti. Tra l'altro notizia di oggi che ovviamente è diminuito il numero di donne che hanno chiesto di accedere a opzione donna, ma questa non è una novità, noi l'abbiamo sempre denunciato che avrebbero ristretto la platea e così è stato. Però insomma questa mozione c'è, è protocollata e quindi speriamo che possa essere calendarizzata presto. Nel frattempo purtroppo, come sapete, nel DEF, che è quel documento finanziario dove in realtà il governo decide di esplicare qual è l'orizzonte politico, ovviamente, come immaginavamo, anche sul tema della riforma delle pensioni, dove dovevano inserire opzione donna dopo averlo promesso in campagna elettorale, in manovra di bilancio, quelle 6 o 7 promesse, è sparito perché non c'è nulla. Io, visto che mi chiedevate del salario minimo, anche qui il salario minimo, come sapete, è una battaglia che stiamo portando avanti, c'è la nostra proposta di legge che è stata incardinata in commissione e portiamo avanti lì questa battaglia perché è una questione di civiltà. Purtroppo anche qui questo governo ha annunciato un decreto che vuole fare tra l'altro il 1° di maggio, quindi per fare un bellissimo regalo ai lavoratori e lavoratrici, in cui non solo abolisce il reddito di cittadinanza ma riporta la precarizzazione, cioè già hanno fatto i voucher, adesso torniamo anche al Jobs Act, no? Perché evidentemente ci piace avere, a loro piace avere precari, schiavi, tirocinanti, persone, ragazzi e ragazze che poi uno si chiede perché non fanno figlio. Mi chiedo con che serenità da precari sfruttati a vita dei giovani possono mettere su famiglia, che manco riescono a accedere al mutuo della prima casa perché senza stabilità è oggettivamente molto complicato. Qualcuno mi sta dicendo, ecco, di rivolgerci, Maria Rossella Terapasso, Elisa, che dice di rivolgersi alle associazioni per la legalità, per la questione che denunciavi tu. Sì, noi ti ringrazio per il suggerimento, possiamo fare tutto, però lo strumento importante che abbiamo è l'informazione, perché è una questione di tempistica. Siccome questa votazione dovrebbe esaurirsi in un paio di settimane, perché stanno andando velocissimi, si sono resi conto della porcata che hanno fatto, e quando oggi in aula abbiamo sollevato la problematica si sono vergognati, cioè non riuscivano neanche a rispondere, non battevano le mani a vicenda, non si stimavano a vicenda, perché si rendono conto effettivamente che è una porcata. E comunque noi stiamo cercando di raggiungere più persone possibili, anche attraverso associazioni, anche attraverso chi effettivamente ci può dare una mano, perché effettivamente le persone che stiamo contattando, costituzionalisti, ci dicono che ovviamente in punta di diritto non può andare avanti, però proprio con l'arroganza dei numeri questa cosa loro, per quanto sia incostituzionale, riescono a mandarla avanti. E questo è il paradosso e l'assurdità, cioè nella casa della democrazia, che dovrebbe essere il Parlamento, loro stanno calpestando la democrazia, perché tutto questo è anticostituzionale, ma lo possono fare perché hanno i numeri, perché questa roba qui davanti a un giudice ordinario non sarebbe mai passata, ma loro, avendo la forza dei numeri, la fanno passare con l'arroganza, come sono abituati a fare. Graziella mi chiedevi di opzione donna, sì, ne ho già parlato. Poi ho visto che qualcuno sta dicendo del PNRR, ho appena pubblicato il mio intervento di oggi in aula, perché oggi il ministro Fitto è venuto a relazionare sul PNRR, sapete, quei famosi 200 miliardi che ha ottenuto il presidente Conte durante il periodo praticamente della pandemia per far ripartire l'Italia. Ebbene, è stata una relazione veramente ridicola. Continuano a non assumersi le responsabilità e continuano soprattutto a non voler decidere e non voler portare avanti una serie di cose. Guardate, è un governo che sul PNRR, da cui dipende il nostro futuro, perché parliamo di asili nidi, di case di comunità, di ospedali di comunità, cioè parliamo di piste ciclabili, parliamo di mobilità elettrica, parliamo di periferie, parliamo di case popolari, cioè di questo stiamo parlando.
tutto questo non riescono a approcciarlo in modo serio, perché sono spaccati al loro interno, ci sono membri di maggioranza e ministri che praticamente fanno capire che hanno proprio detto che è una frittata che si sono trovati, che non ci credono, quindi sono spaccati, quindi non sono coesi, sono assolutamente inadeguati. Pensate che ci hanno messo 5 mesi per fare una convenzione che serve poi ai comuni per appaltare Indy, quindi 5 mesi, cioè di questo stiamo parlando. Ed è un governo che non ha evidentemente compreso o fa finta di non comprendere quanto questo piano sia fondamentale per il rilancio del nostro paese. Guardate, si definiscono patrioti, ma in realtà sono patrioti al contrario, cioè sono patrioti che fanno in realtà non il bene e l'interesse dell'Italia, ma esattamente il contrario, quindi nemici dell'Italia. Comunque continueremo a aggiornarvi anche su questo. Noi dobbiamo tornare in aula perché stiamo per chiudere una mozione importante che riguarda l'acqua, il tema della siccità, e quindi vi dobbiamo salutare. Tornerò ovviamente, spero proprio la prossima settimana, magari con più di tempo a rispondere alle vostre domande, ma oggi era veramente importante raccontarvi questo fatto che sta accadendo. Quindi, come diceva Elisa, mi raccomando, raccontatelo, perché è la cifra di che cosa è questa maggioranza. Noi lo sappiamo, siamo qua tutti i giorni e li vediamo all'opera, però purtroppo fuori non arriva tutto ciò, e quindi è importante che anche voi lo raccontiate. Quindi un saluto a tutti e tutti e vi lascio con Elisa. Ciao, un saluto a tutti, grazie, e mi raccomando, informate il più possibile. Dobbiamo far rete, dobbiamo far arrivare questo messaggio a tutti, perché stanno calpestando il nostro diritto al voto e il voto che avete espresso. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.